Bentornate mie ombre su Spyro Reignited Trilogy. Allora ragazzi, ho ripreso a registrare, questo è il primo video che faccio dopo circa una ventina di giorni dove non sono stato a casa e quindi cerchiamo di rientrare un attimo nell'ottica di questo gioco. Dunque, siamo nel mondo dei domatori e se non sbaglio non abbiamo ancora fatto assolutamente alcun livello, ma abbiamo semplicemente completato questa zona qua con tutte le gemme. Quindi direi di entrare in questo primo mondo, Alto Borgo. Via! Ah, tra l'altro ragazzi, ho aggiornato completamente il mio account Instagram con delle cosucce carine. Fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, se ancora non mi seguite, seguitemi perché spesso faccio anche dei sondaggi e delle cosucce che potrebbero interessarvi. Allora, questo, ok, diamogli fuoco. Benissimo. E a parte Instagram, volevo anche dirvi che abbiamo raggiunto un importante traguardo. Vabbè, adesso non vi dico nulla perché comunque farò un video dedicato. Ma ci sarà prestissimo la presentazione del nuovo logo, nuova grafica, eccetera. Quindi rimanete sintonizzati. Nonché appunto anche nuove serie. Una ve l'avevo già anticipata, anche se non espressamente, ma penso si capisse abbastanza bene. Allora, adesso concentriamoci su Spyro. Prendiamo tutte le gemme, te zitto, e anche te possibilmente però, ok, incornata, benissimo. Prendiamo il pollo, questo incorniamolo e questo bruciamolo. Questa se non sbaglio è una vita, esatto. Dunque, non facciamoci scappare niente, vediamo quante gemme. 400, draghi, 2. Perfetto. Allora, dove andiamo, di qua o di là? Ma direi di qua. Anche perché, sì, qua è chiusa la strada. Via. Boom. Ricordo che io sto giocando su PC, ma il gioco è disponibile su tutte le piattaforme e anche su Nintendo Switch. Fatecelo un pensierino perché secondo me è un gioco divertente e che merita, insomma, neanche troppo frustrante, a parte quando ti manca una gemma per finire il livello e non la trovi, ma vabbè, direi che ci può stare, anche perché è l'unica cosa difficile in questo gioco. In pratica le boss fight sono abbastanza sempliciotte, per cui almeno c'è la sfida nel cercare tutte le gemme. Qui siamo all'inizio, esatto. Ah, praticamente sì, ero andato di qua, ma non di qua. Perfetto. Va bene, tanto dovevamo andare in tutti e due i posti. Ho dimenticato qualcosa qua, credo di no. Sì. Ok. Bene. Proseguiamo. Dritto. Ecco il primo drago, vai. Claude. Che ci dici? I nord di questi paraggi hanno scoperto il potere dell'elettricità e rischi di farti male. Me ne ero accorto. Tanto per cominciare, saltiamo di qua. Vabbè, di là si va avanti, quindi no, prima meglio continuare di qua. Bene. Allora. Oh oh oh. Ci hai provato. Ah, questa serve la carica, perché mi ricordo che mi ero bloccato in un livello precedente perché non sapevo come si aprivano. Teoricamente ci dovrebbe essere qualcosa che ci manda più veloce, magari più là. Adesso vedremo, eh. Allora, intanto secchiamo questo.
Sì, di là c'è anche un'altra stradina, dopo ci andremo. No, laggiù no. Si incornano anche questi, sì, perfetto. Ah, 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 qua giù lo sapevo. Ok. Mi sa che è meglio tornare un attimo indietro per andare di qua. Ok. Allora, là sopra? Dannazione. Di qua non credo che ci arriva. Beh, per ora vado avanti, poi nel caso lo scopriremo. Ah, qui c'era. Dannazione. Il fuoco d'artificio. Wow, ah, ok, niente piattaforma qua. Ci sono dei razzi da attivare. Problema che ce n'era solo uno qui, se non sbaglio. Non ci avevo neanche fatto caso, l'ho visto assolutamente per caso. Quindi, boh, magari l'altro sarà più in qua. Ne vedo altri di quei forzieri. Quindi bisognerà andare a caccia di razzi, a quanto pare. Dannazione. Ho sempre fretta, non ce la faccio aspettare. Vai. No, Cyprin. Bel lavoro, Spyro. Un giorno potrai raccontare le tue fantastiche avventure a tutti i draghi. Sicuro, ma quello che vorrei ora è uscire da questa palude. Giusto. Bene. Allora, un pollino ci fa comodo. Boom, boom, boom. Mi sto guardando in giro per i razzi perché ho paura di lasciarne indietro qualcuno. Ok. Perfetto. Adesso mi sa che bisogna salire. Boh, i razzi magari saranno qua, in queste sopraelevate. Vediamo. Un po' di vite mi servivano perché ne avevo perse diverse. Dannato. Allora, qui mi devo per forza buttare. Ma c'è tipo una strada di qua? Vabbè, sì. Sa che mi tocca rifare il giro però. Si prendevano dal di sotto, ma mi sono dimenticato di perlustrare anche l'altra strada. Non l'avevo vista più che altro. Allora, qui ci sono due di questi bambocci e quello lì che spara là. Ok. L'elettricità. Ciao. Ma sulle rampicanti no, non si può andare. Perfetto. Ci sa mai? Vai! No! Ancora quei salti sono veramente imbranato. Mi dimentico che non va usata la carica. Sì, lo so, è tardi! No, non è tardi. Perfetto! Ottimo! Vabbè, ce l'ho fatta. Dunque, sì, saliamo. Allora, a vedere così penso sia meglio saltare prima dritto qua. Però potrei sbagliarmi. Vai. Ok. Quel rumore. Si è aperta una cassa o me lo sono sognato? Vabbè. Dunque, quindi giù non devo andare perché sennò mi tocca rifare il giro poi. Spero che non ci sia niente dall'altra parte. Ok. Però mi mancano ancora troppe casse.
Dannazione. Ok. Vado a casa, ancora no. C'è roba lassù. Ah, porco del demonio, ve lo sapevo. C'erano degli scalini lì, non ci ho fatto caso. Come faccio? Sì, mi sa che devo riandare di qua. Vediamo. Ok. Sono degli scalini qua. Via. Non li avevo proprio visti. Non avevano il colpo d'occhio. Ok. Allora. Quel maledetto forziere che era indietro. Non ho però trovato il razzo, a meno che non l'abbia colpito involontariamente senza vederlo. Allora può darsi, però. Qui non vedo più niente. Boh, proviamo a saltare qui anche se non credo serva a qualcosa. No, eh. Maledetti. Ah! Là sopra come ci si va? Qui è chiuso. Mi sono perso qualcosa allora. Dannazione. Era chiuso, no? Là? Non si passava di lì dietro. Penso. Io penso proprio di no, però. Sia mai che lì dentro c'era una porta per andare di là? Vabbè, proviamo ad andare avanti un attimo. Oh, non vedo assolutamente un posto per salire. Magari ci si vada più indietro? Dubito. Dubito. Maledizione, mi sono bloccato. Eccolo lì, il razzo che ci serve. Ah, ce n'è più di uno lassù. Porco il demonio, dove si sale? Maledizione. Oddio, forse bisogna davvero saltare da qui? Andare di là e là c'è qualcosa per salire? No. Secondo me no. Anche perché di là forse ci posso tranquillamente andare da qua. No, eh? No, da qua non ci si va. Allora mi sa che devo provare a fare il salto. Forse anche da qui, però. Mi sembra più vicino. Può salire? No. Ah, che balle. So già che cado. Provo. Follia! Ecco, lo sapevo. Che nervoso quando non capisco cosa bisogna fare. Ok, questo. Vabbè, questo è quello di prima. Ok. Non ci serve più. Qui? No, non si faceva tipo Prince of Persia che saltava. No, eh? Vabbè, anche Mario. Anche Mario lo faceva. Va bene, e bla bla bla. Saltiamo da qui, ma tanto casco al 90%, 99%. Infatti, lo sapevo io. Perché si devono perdere le vite così? Così stupidamente. Ragazzi, però, qui c'è un problema. Cosa ti fanno venire a fare qui se da di là non ci puoi... Cioè, se non ci puoi arrivare di là. Sarei quasi tentato di riprovare. So già che me ne pentirò. Beh, tanto ormai le vite le abbiamo perse. Anche troppo, no? È troppo basso, non ci arriva. Va bene, basta. Cerco un'altra via. Dannazione. Qualcosa mi dice che si fa... da qua. Però... mi sa che sbaglio. Infatti, non c'è assolutamente niente. Dunque, l'unica cosa
che mi viene in mente è di provare tipo a gettarmi da qualche altura, tipo quella lassù, e volare dall'altra parte. Però allora sai che forse ci arriva, ci potrei anche arrivare, vediamo. No! Cosa ha sbattuto il corno, maledetto! Ma dai! Però secondo me è così. Adesso magari ci proverò un altro po' di volte, eh? Ah! Dannazione! Che fatica! Allora, let's do it again! Cioè, non cadere. Vai! Oh, bravissimo! Ok. Questi salti non sono molto intuitivi. Dopo un po', in effetti, ci fai l'abitudine. E ti viene in mente che potrebbe essere un salto. Però, inizialmente non era poi così intuitivo. Questo vediamo dove va. Bene. Allora, chiaramente di là ci andiamo dopo. Prendiamo questo diamantino qua. E diamo fuoco anche a questo. Bene. Allora, penso siano tutte adesso. Vediamo. Prendiamo queste. E prendiamo quelle là. Vai. Oddio. No, forse sono tutte. Uff, temuto che tipo andava a 399. No, benissimo ragazzi, ce l'abbiamo fatta, quindi sì, non c'è bisogno di utilizzare il portale vai a casa, ma posso fare anche semplicemente esci da livello. E torniamo al mondo dei dormitori. Benissimo, io direi che per questo episodio ragazzi è tutto. Ci rivediamo probabilmente già domani con il prossimo, perché in questo periodo che è un po' particolare, un po' transitorio, sto aspettando che finiscano, diciamo, di sistemarmi l'intro, l'outro del nuovo logo, e quindi non voglio iniziare nuove serie importanti come quella che vi avevo anticipato prima. Prima di aver finito tutta la grafica nuova, per cui continueremo tranquillamente con Spyro. Non che dopo Spyro lo abbandono, però sicuramente inizieremo con qualcosa di nuovo. Bene, prossimo episodio, Palude Nebbiosa. Mi raccomando, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!